Dal punto di vista del lavoro, positiva, come sempre. La squadra, da questo punto di vista qui, dà sempre tanto, lavora tantissimo, e dal 18 luglio, da questo punto di vista qui dell'impegno, non c'è da dire assolutamente nulla, da 10. Non sono d'accordo con i vostri giudizi che è una partita obbligatoriamente da vincere. L'Ancona è superiore nettamente alla Pistoiese come organico, è arrivata quinta e terza in classifica, è una squadra forte ed è ben allenata da uno dei migliori allenatori. Ha un programma triennale per andare in Serie B, l'allenatore ha fatto un triennale per andare in Serie B, è una squadra forte, ben costruita, ci vorrà una Pistoiese come la Maceratese e come domenica col Pontedera per portare a casa un risultato positivo. Ritengo che sia una partita, quella di domani e quella con la Carrarese, di spessore altissimo per il livello delle squadre che incontreremo. Lo so che la classifica piange, che non è ottimale, però se le prestazioni sono come le ultime due, questo mi rende sereno per il lavoro futuro. Lo so anch'io che domani dovremmo vincere per tutto, però davanti bisogna anche considerare il valore della squadra che hai. Il valore, l'obiettivo della squadra che hai davanti, bisogna vedere anche che te vieni da due prestazioni positive dove non hai raccolto quello che meritavi. Però la squadra si è allenata bene ed è pronta. A me questa squadra piace tantissimo, la Pistoiese. C'è solo da correggere un paio di cose ed avere pazienza nel lavoro che stiamo facendo. Questa squadra, secondo me, ha una sua organizzazione. Qualche cosa manca, davanti secondo me abbiamo perso qualche cosina e quindi che sia giochi a 4 come ha giocato ultimamente, che giochi a 3 come ha fatto a Prato il primo tempo, l'importante è la squadra abbia una sua idea e un suo principio. Domani potrà cambiare un giocatore della linea che possa essere a 3 o a 4, quindi lì sicuramente una cosina la rivedo domani. Perché davanti ho una squadra forte e quindi devo lavorare anche in funzione di chi mi trovo domani. Ripeto, l'Ancona, come vi ho sempre detto, come per me è allenata benissimo, da un allenatore forte, bravo e dà un progetto importante e gioca, è terza in classifica e quindi domani c'è bisogno di una Pistoiese attentissima per portare a casa un risultato. Ripeto, domani è una partita di alto livello. Spero che la squadra risponda come ha fatto con Macerata, con una sconfitta ingiusta, e risponda come ha fatto a Pontedera dal punto di vista della prestazione. Poi il risultato poteva essere diverso a Pontedera. Fermo restando che Di Petriccione è una mia, sono estremamente contento e sono convinto che il giocatore farà benissimo e riconsegneremo alla Fiorentina un giocatore pronto per la categoria superiore. Io stravedo per il giocatore. Domenica ho fatto una scelta ed è andata benissimo, domani potrei confermarla. Ripeto però quello che ho detto prima, a me questa squadra qui piace, da morire, tantissimo, e secondo me se abbiamo la fortuna è un componente che te la vai a cercare, se abbiamo la possibilità di fare qualche risultato, questo progetto qui alla lunga darà i suoi frutti. Non è, sono, lo vedo. Un mese e mezzo fa voi vi ho detto cose diverse, vi ho detto se non vedevo la squadra, non la vedevo ancora esprimere il mio gioco. Invece ultimamente sto vedendo la squadra come piace a me, sia che giochi in un modo, sia che giochi nell'altro, perché c'ha un'idea, un suo principio. E quindi a me questa squadra piace. Da Monte è un giocatore importante che fa parte del progetto mio, del direttore, nella Pistoiese di ora. E secondo me anche di domani. Quindi è un giocatore importante. Penso che possa giocare domani. Però voglio riflettere bene domani quando stanotte, stasera, perché ripeto, dall'altra parte c'è una squadra tosta, tosta, terza in classifica, forte. Sono perfettamente consapevole e la sua considerazione è giustissima e che apprezzo tanto. È giustissima
Ed è da uomo di calcio che ne ha viste importanti. È vero questo, è vero. Sono consapevole, però ripeto, io vedo che questa squadra è in crescita e quest'idea in questo momento è estremamente positiva. Lo so anch'io che manca un paio di risultati, però so anche che potevano essere anche due o tre punti in più, penso di non dire niente. E oggi, domani, giochiamo una partita con la terza in classifica in maniera diversa e la potevi affrontare con più serenità. E in caso di vittoria ti ritrovavi in una posizione diversa. Però la realtà dice tutt'altro. So qual è la realtà e quindi sono consapevole che abbiamo bisogno di invertire il trend. Certo, farlo domani contro l'Ancona, contro una squadra così di valore, secondo me, più forte della Maceratese, sarebbe tanta roba per tutto l'ambiente, per tutto l'ambiente, per tutta la città. Però lei ha ragione, la classifica è diversa.